Non esiste. Lei come va? No, ma non qui, in questo momento sono molto raffreddato, però come piace lo faccio. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. La saluto perché... Salve, buongiorno. Non voglio far prendere influenza a tutto. Ci vediamo presto. Ok. Va bene? Ti faccio il giro. Arrivederci. Tieni un momento. Sì, sì. No. Prego, prego. Prego. Ci aggiorniamo. Sì. La sera, come sempre. No, scusa, la dizia. La preferenziale di Mataniello, il PC di Cinghia, che adesso è un 409. Io da quanto ho capito lì quella strada di Masaniello saranno 6-7 mesi che ci stai lavorando su quella. Niente, sentimi un attimo, ho provato a chiamare qui, c'è stasera che fa una pastellazione che quella su Viale Marconi? Su Marconi se riusciamo farla partire quest'anno dipende un po' dalle risorse. Il discorso che facevamo anche su come mettere le risorse sul bilancio. Non mi ricordo quanto è andata. E anche Portuense avevamo inserito in staffa nei progetti. Portuense quindi per collegare un po' la periferia e poi Marconi anche diciamo, per iniziare. Portuense serve solo il collaudo. Marconi? No, ho fatto il progetto anche. Portonaccio, scusami, sì. Portonaccio serve solo il collato. Portuense è un'ampia nuova su cui vorremmo lavorare sempre l'anno prossimo, cercando di trovare altri 6 milioni se non sbaglio. Però insomma anche quella su Marconi è importante perché potremmo anche iniziare a ragionarci sia con la ciclabile sia col percorso tram. Sì. Quindi quello è assolutamente molto molto importante. E poi abbiamo tutto il piano, quello complessivo delle preferenziali su Roma, una bella mappa grande. Quindi diciamo l'agenzia della mobilità. Sì, sì, vabbè, è stata abbastanza molto tutto bravi. Disegnato. Sì. Due ordini preferenziali, quelle tipo via Emanuele Filippi, via Marmorata, Portonaccio, che sarebbe gli eventi semplici, le fai al volo, altre che è un po' per finanziarle bene, che approvi i propri corridoi della mobilità, cioè che domani per esempio Viale Marconi, se poi il giorno dopo ci metti anche il tram, se lo metti in binario. Io mi sono occupato fino a poco tempo fa di ausilio del traffico, stavo inserito in quel settore e ho dato lente, proprio dolente, doppia fila, insomma. Io stamattina ho fatto 50 minuti di sopralluogo qui a Manuele Gilberto. Ma mandato un messaggio. Beh, c'era un po' di... Spero che era il primo giorno, sì, però sì. Infatti, però ho notato che cose quando si induce il tram, ad esempio, oppure l'autobus, il 51 non può procedere, è proprio invasa, no? Quindi se vuoi sa anche parlare con persone lì. Il problema fammi sapere. Anche le doppie file sul piano di Filiberto e chiaramente che sì, tutti, il problema è che chi prevede la doppia fila va a risolvere iniziale, poi anche chi va dritto pure giù alla fine del mangolo con Viale Manzoni, insomma allora, un po' di... io penso che un po' dei controlli voi però potete fare controlli voi verificatori o no? Cioè, siete... sì. Non controlli, potete fare anche ho annotato 10 minuti 30 tardi, ma cioè perché proprio materialmente non è possibile. Ovvero come dice Enrico che sembra la prima giornata. Sì, oggi io sono sempre molto critico, però è vero anche che oggi c'è chi venerdì era abituato a votare a sinistra e poi no, stamattina. Ci sono dei signori dai palazzi. No, poi non per dipendere di ci mancherebbe. Però diciamo detto che oggi essendo il primo sì, giorno. Nella fase di avvio forse c'è sempre un pochino di informazione anche. Sì, pure, sì, tanti lamentano, ma la segnaletica, ma c'è che devi fare? C'era un signore, ad esempio, della lamentata della cancellazione delle strisce pedonali. Ah, dell'apparezzamento. Via Fontana. Sì. Che adesso dove andiamo? Io però andiamo c'è, indietro. Ci resta comunque via Stadilia e c'è più avanti per un mese. Esatto. Però aveva compreso quella era un punto pericolosissimo. Ah, già di per sé. Dici, sì. Meno male che abbiamo tolto. Sì. Pericolosissimo. Sì, perché si incrociano 3-4 persone. Questa parte sì. Secondo me qui a destra potremmo. Parlo dietro un po' noi ci sono tante linee perché c'è la metro. Qui sì, in effetti. Anche verso
recuperare poi quella più avanti. Beh, questi qua è il diavolo. Però uscendo, sì, tutti uscendo come il nostro, la pozzina, la stazione, quella sarà anche quella che non fa risolvere le risorse e di mettere delle camere anche su più portali, ma esempio c'è un caso su nome Stana, che so che è per certo con tu la vengono, non ci passa nessuno inviato privato perché hanno ricevuto le notizie. Invece il pezzo di Mentana, quella fino a Porta Pia, che è tutta libera e spesso, quindi anche intensificare oltre col controllo umano, anche col controllo delle camere e altre attrezzature. Ovviamente magari la telecamera sì, sicuramente rileva. Quando rileva la multa poi guarda, poi arriva, sicuro sì, che sono d'accordo, che a un certo punto può essere un altro deterrente anche. Diciamo l'ideale è proteggere, comunque poi anche che tu fai la multa, comunque poi è in base a invadere, certo. L'ideale è proteggere. Sì, la cosa ottimale, no? Sai che ho notato che tutto il nucleo di traffico è un po', diciamo che io sono i due o tre collaboravamo con le persone rispettive del settore e era abbastanza sorvegliata come attività, come... poi non ho capito perché è successa un po' di rilassamento. Ma lei parla di svegliare entrambi sia lato strisce no, che no, lato basso, lato strisce giallo, un po' di svegliare perché avevo costruito un sacco di cose poi adesso sto qui senza pure il centro storico all'esterno, mi hanno ricollocato, però mi piacerebbe che ci fosse un'attività proprio maggiore, utile, nel senso che la presidenza è una visibilità, insomma, per dare modo di non far passare le macchine in corsia. Cioè, da un lato serve ovviamente un'informazione ai cittadini, noi l'abbiamo fatto anche tramite il sito istituzionale, abbiamo informato che sarebbe partita, no, la nuova corsia. Dall'altro sicuramente il fatto che piano piano i cittadini vedano effettivamente una nuova disciplina di traffico e poi purtroppo le sanzioni per chi non rispetta, e a quel punto diciamo l'unione di queste cose in realtà diventa uno strumento utile ed efficace affinché la corsia venga rispettata. Adesso fortunatamente non c'è nessuno. È centrale quindi la corsia preferenziale, sì. Però generalmente il tempo è che qui le persone abbiano da qua ad ascoltare a sinistra, certo, perché questi vigili si sono abbastati. È vero, sì. Questo incrocio lo ricordo anch'io. Quindi sì. Di fatto adesso la svolta qui non è più solo un attraversamento di sta di Lecce, anzi. Ok. Qui resta. Però le macchine non possono più salire su, quindi diciamo che se vogliono andare a San Giovanni in Laterano non devono decidere niente. Dovete decidere prima che viene da qua, sì. Esatto. Sì, pure noi avevamo la 792 che usciva. Avete messo una... cartello per spiegare prima degli altri lì a Porta Maggiore due adesso per il traffico veicolare, sì, per il traffico veicolare, scusa un attimo, cartello per le automobili che sanno che se vuoi attraversare qui devi farlo via, in realtà non è tanto via, è più di polizia locale, polizia municipale, però le due cose devono essere coordinate. Perché per i veicoli privati che chiaramente loro lo sanno prima. Perché prima i veicoli privati arrivavano qui a metà e giravano a sé, no? Sì. Invece adesso non si può più fare, per cui bisogna informarli prima degli archi. La Porta Maggiore, diciamo. Sì. Adesso sento vigili e agenzia. Okay. Perché la scelta, lo facciamo qui. Sì, da qua diventa un binario. Ci mettiamo un circolo vizioso. Esatto, qui poi è... A chiederlo. Scusa, pronto? Queste cose debbono essere coordinate bene in modo che anche l'informazione sia corretta. Sia da Carlo Felice, sì. Sia da Carlo Felice, che lui pure c'è una corsia laterale. Ah, sì, quella del tram. Si svolge, a destra proprio. Qui sarebbe da farla anche lì, tanto di dire. Sì, però ci passa sempre. Passano stiamo anche collaborando con la polizia locale, il sindaco anche ha scritto di Ecoporta sull'escursione anche rotta alla doppia fila, quindi per consentire la verificazione anche l'assessorato, stiamo lavorando sul piano anti sosta selvaggia, un po' di linee guida, quella è un'altra delle tecniche, però insomma stiamo studiando anche delle soluzioni ad hoc proprio per guidare gli addenti, per far sì che tutta la circolazione sia più ordinata, più ordinata. Vabbè, non è tollerabile la macchina che
blocca il finale del tram, perché poi volendo l'altro non riesce a girarla. Sei in mezzo a due tram. Veniamo per perdere velocità commerciale, questo non è l'obiettivo. Come è andato il giro? Per adesso funziona, avete dato tutti i vabbè, meglio così, abbiamo incassato. Esatto. Dobbiamo fare più spesso così. Che sono tanti cittadini che inviano anche tante foto quando comprano i biglietti, carne da 10, sono carini, alcuni proprio se lo segnalano, li apprezzano tanto queste iniziative anche con il controllo, con l'evasione. Noi ci fermiamo in Piazza Venezia, persone magari fino arriviamo fino a Piazza Venezia. Cioè il fatto che i furbetti abbiano successo, questo va bene, con... Ok, perfetto. Come al solito, cioè poi ecco, noi cerchiamo di spiegare che si interviene comunque, però sai, il dubbio, la diffidenza, insomma, quella è radicata, quindi è un po' difficile, no? Far credere che quello sui. Come dicevamo prima, insomma. Questa azienda purtroppo è stata un po' abbandonata per troppi anni, quindi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo un po' lavorare su tanti fronti e ricostruire sia l'azienda sia un po' anche l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dell'ATAC, perché poi la reazione è funziona talmente tanto male che non pago il biglietto. Sì, sì, è una catena, non va bene. Io fortunatamente per certi versi ho vissuto proprio l'ultima parte, io sono entrato in azienda nell'88 e si viveva un clima veramente abbastanza buono, veramente quasi con la famiglia, parenti prima di me, e mi ricordo raccontavo le storie di gente dell'ATA, che era una cosa appassionante. Quindi io ho conosciuto l'ultima fase della bella azienda, no? E poi mano a mano è sempre più disastrata. Oggi sento molto di più. Speriamo che ci sia una rinascita. Io spero di andare via breve, però sono anche pochi. Vorrei andare in pensione. Però forse è tutta Colosseo, che è un bel succedere. Questa è la linea principale. No, veramente gli ultimi due anni sono un po'. C'è più importante geograficamente, più importante. Poi la punta intermodale, perché non c'è solo la metro, il tram. Sì. Tanto male, se riesco. Ma noi nel senso anche lei, dove vorrà presente in attività, però sinceramente è un po' scoraggiato. Buongiorno, c'è da costruire, eh? Sì, sì. È un primo passo per capire quale sarà poi la struttura delle linee, di come circolano i bus, perché stiamo cercando anche di individuare tutte quelle fermate eccessive, come diceva lei, che possono rallentare il traffico su tutta la città, per cui anche razionalizzare e inserire nuove linee express, tutti sono, diciamo, degli interventi che possiamo fare a costo zero, ma i cui risultati sono ben visibili. Io mi auguro che abbiamo semplificato, adesso va dritto sul cammino, tanto tanto. Esatto. Questa è la sfida, ognuno per quello che può, che nessuno di noi ha la bacchetta magica, però la possibilità invece di operare un cambiamento tutti insieme, ognuno per la parte di propria competenza, questo rende il cambiamento possibile. Sono troppi anni per aver sentito parlare di meritocrazia, la parola si è gonfiata tutto. Poi sono anche penso una parola, tanto poi in effetti si notano tante. E quindi se io se trovo spunto. Quindi se non la cerco. Vado a spasso.
valore da qualche parte, no, veramente proprio si sente così a posto. Anche tra voi, però, tante persone che sono anche esposte, sono resi disponibili a lavorare per il progetto comune. Io penso che lavorare anche con un senso d'appartenenza è fondamentale. È sempre facile, no? Non è no, beh, alcuni stanno già iniziando però, a lavorare. Però, sì, ma diciamo che io ci credo che lo stimolo giusto cioè, se si può ripartire, no? Che già una linea come questa oggi è anche un segnale anche per voi per farvi lavorare meglio oltre che alla città. Ma poi io almeno personalmente ho sempre cercato di trasmettere questo. Possiamo subire. No, l'87. E stare lì in mezzo, io sto prendendo al centro storico, le banche di piazza e maggiori, le persone che ci hanno ragione, non è sempre semplice, cercare di far ragionare le persone, poi le portare le aggressioni, poi arrivare alle parole forti, insomma, non è piacevole. E caricarsi di tante tante difficoltà che poi ti porti a casa. Diciamo che questo è anche il modo con il quale forse un certo modo di operare in politica ha lavorato proprio con l'obiettivo di arrivare a smantellare determinati sistemi, perché poi demotivare le persone è il modo migliore per allontanarle e piano piano privatizzare. Pensi ai medici che lavorano negli ospedali, che non hanno più strumenti, che vengono progressivamente smantellati. Cioè, è proprio un sistema. Io quello che sento adesso qui è quasi... forse sbaglio, quasi una cosa pulsata, perché l'azienda io amo. Sì. Scendiamo dalla centrale. Alla prossima siamo convinti, la maggior parte delle persone sono sane. Esatto, per questo. Però noi dobbiamo andare a smontare, perché lavorare in un'azienda che invece ti lascia, cioè ti abbandona tutti i giorni, ti lascia veramente alla merce dei padroni, poi le aggressioni le spieghiamo, e ti fa circolare con autobus che non sono adatti, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro che demotiverebbe chiunque. Quindi il compito più difficile è proprio risvegliare quelle persone che dicono ok, ci voglio provare un'altra volta. Io un po' desisto. Dobbiamo metterti assieme, grazie. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Arrivederci, buon lavoro. Giro sulla nuova linea 51 Express, abbiamo potuto camminare sulla nuova corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto, abbiamo visto che c'è ancora qualche problemino con gli utenti perché effettivamente insomma bisogna abituarsi a una nuova disciplina di traffico, ma io spero e credo che a breve tutto questo insomma sarà più che risolto. Adesso vi salutiamo, andiamo a lavorare in Campidoglio, ci vediamo presto, ciao!